Quando do da mangiare a un povero mi chiamano santo, ma quando chiedo perché i poveri non hanno cibo, allora mi chiamano comunista. Così diceva tra il sornione e l'incredulo Domelder Câmara, una delle più fulgide figure del cattolicesimo brasiliano del Novecento. Perché erano i poveri che aveva sposato nel suo ministero sacerdotale prima ed episcopale poi, quelli che incontrava nelle favelas ogni giorno celebrando messa, quelli per cui aveva fondato la Banca della Provvidenza di San Sebastiano, per assistere emarginati e scartati, quelli che confortava e difendeva dai soprusi della giunta militare al potere tra il 1964 e l'84 e che lo definì il Vescovo Rosso. A parte che nel martirio un cammino parallelo a quello del santo salvadoregno Oscar Romero, canonizzato lo scorso ottobre. Anche Domelder arrivò a posizioni più socialmente attente dopo una gioventù vicina ad ambienti tradizionalisti. Eppure Domelder ebbe un riferimento cruciale nella sintonia con Giovanni Battista Montini, anche prima che divenisse Papa. La partecipazione al Concilio e l'enciclica Populorum Progressio costituirono un orizzonte imprescindibile, insieme all'amore per il popolo affidatogli. Nato nel 1909, morto nel 1999, fu ordinato sacerdote a 22 anni, vescovo a 43. Nelle diocesi di Rio de Janeiro e Recife svolse la sua coraggiosa opera pastorale che lo vide osteggiato dalle autorità golpiste, tanto che gli fu vietato di parlare in pubblico al di fuori delle chiese. Le sue omelie erano registrate dalla polizia politica. Per questo Domelder decise di far conoscere la sorte del suo gregge fuori dai confini brasiliani. Pubblicò libri tradotti in oltre 20 lingue, prese parte a decine di incontri e conferenze in giro per il mondo e nel 1970 a Parigi ebbe il coraggio di denunciare l'uso sistematico della tortura nel suo paese, così come l'assistenza di migliaia di prigionieri politici. Ora, con la chiusura domani della fase diocesana del processo di beatificazione, il cammino di quest'uomo di Dio continuerà verso gli altari, per giungere a compimento magari nel 2020, quando la sua Recife ospiterà il congresso eucaristico brasiliano, un evento di popolo che potrebbe attingere a uno dei motti di Domelder. Se uno sogna da solo, il suo rimane un sogno. Se il sogno è fatto insieme ad altri, esso è già l'inizio della realtà.